Buongiorno, oggi un piccolo vlog casalingo. Mamma mia, sto girando con il telefono nuovo e vedo dall'anteprima una specie di pialla naturale che vi assicuro che il mio viso non è esattamente così. No, per niente. Allora, no, la lavatrice. Scusate, c'era la lavatrice in azione, non avevo calcolato. È arrivata la spesa, le cose del frigo le ho già sistemate, quindi adesso mi sistemo la spesa e niente, oggi è una giornata un po' particolare perché ho tutti e due i bambini a casa, perché fondamentalmente ho fatto una fesseria, ho fatto restare a casa Tommaso perché sono giorni che si lamenta che è stanco, che è stanco, e niente, l'ho fatto rimanere a casa. Ovviamente sono quelle cose per cui ti penti tipo 20 minuti esagerando dopo che ormai l'orario per iniziare a prepararsi per andare a scuola ormai è stato sforato e quindi te lo devi tenere a casa per forza. È successo esattamente questo. Benissimo. Ho messo Eleonora un pochino a riposare. Guardo giù perché c'è il, come dire, insomma, ci sono dei vicini giù che potrebbero vedermi come una pazza con il braccio sollevato, perché sono vicino alla porta finestra per avere un po' di luce, potrebbero vedermi così come una pazza facendo video, ma vabbè. E niente, quindi ho messo Eleonora un pochino a letto sperando che almeno un'oretta, non dico tanto, ma almeno un'oretta dorma. Io nel frattempo stamattina ho fatto già mille cose, sono la seconda lavatrice, lavastoviglie, l'asciugatrice che sta andando. C'è una lavatrice che un po' sta facendo un po' i capricci. Devo controllare il filtro perché c'è un odore sgradevole che non mi piace per niente e temo che l'odore sia rimasto nella roba del primo lavaggio, perché anche nella zona dove c'è l'asciugatrice sento quell'odore di non voglio dire di fogna perché magari è un po' esagerato, però insomma, quell'odore brutto che probabilmente rimarrà nei panni e quindi li dovrò rilavare. Quindi temo che dovrò controllare il filtro, cosa che io non so voi, ma io sono terrorizzata dal filtro della lavatrice perché ho paura che aprendolo, soprattutto adesso che è in cucina, aprendolo possa uscire una cascata d'acqua che io sono ovviamente incapace di gestire. Quelle cose così, vabbè. Quindi mi sistemo la spesa, non so, ora me la metto qua sul banco e poi vediamo se c'è qualcosa di interessante. Non credo di aver comprato nulla di interessante da farvi vedere, però, visto che è un vlog, ci sta pure la spesa. Se state notando gli artigli da strega che ho, è perché ho messo le unghie finte. Era qualche settimana che avevo voglia di unghie finte, voglia di unghie finte, allora ho riacchiappato quelle che ho comprato 2 anni fa e le ho messe. Sono della Kiss, sono eccessivamente lunghe per i miei canoni e anche per i miei gusti. Quando le ho prese non mi ero accorta che fossero così lunghe. Il problema secondo me è che sono troppo grandi. Io ho cercato di prendere sempre le misure più piccole tra quelle a disposizione perché ho preso una scatola con 100 tips, quindi con varie misure, quindi decisamente non utilizzabili, cioè avrei fatto meglio a quando le ho comprate non ne avevo idea. Ora so che la Kiss, che è un'ottima marca, fa la centrifuga è meglio spegnere, fa delle unghie che sono decisamente più corte. Devo capire se le dimensioni cambiano, cioè se le fa effettivamente più piccoline. Vabbè, a dopo. Dunque, ho aspettato che finisse la lavatrice perché stava facendo veramente un chiasso pazzesco e nel frattempo ho messo la spesa qua sopra, ma mi sono accorta soprattutto che con questo telefono non ho un'app per fare i collage dei video, no? Sull'iPhone avevo iMovie e invece qui no, e questo è un Samsung per cui stavo smanettando la ricerca di alcune app. Allora, le cose del frigo le ho già messe a posto, quindi restano lì. Ho
Ho fatto un pochino di provviste per quanto riguarda omogenizzati, merende varie. Eleonora non ne vuole quasi più, quindi mi tengo delle piccole riserve tipo di... l'ho detto che ho fatto la spesa alla Coop, con l'app Easy Coop, quindi la spesa a domicilio. Ho fatto un po' di provviste di... omogenizzati, dicevo, mi tengo giusto per alcuni momenti, questi, che ne so, appunto un tacchino, un salmone verdure, un prosciutto cotto e basta, credo. Qui su ho del pollo e della platessa e del formaggino, ma giusto per, come li devo levare da qua? Giusto per averli, ma lei non omogenizzati non ne vuole più. Gli unici che mangia senza problemi sono quelli di frutta, quindi faccio sempre delle grandi scorte di frutta perché le mangia molto volentieri. E tra l'altro è l'unico modo che ho per darle la vitamina D in gocce, perché proprio non ne vuole sapere di prenderla altrimenti, per cui gliela metto qui. Lei non beve latte, per cui gliela metto qua. Mangia anche la frutta fresca, le piace molto la banana, sta iniziando a mangiare il mandarino tranquillamente, il kiwi, frutta di questo periodo. Ogni tanto le faccio mangiucchiare un pochino, rosicchiare un pochino la mela, la pera la mangia se morbida, ma ti dà dei morsi pazzeschi, quindi sulla frutta dura come la mela sinceramente non me la sento. E beve la spremuta d'arancia. Ieri ha bevuto il primo succo di frutta, ma non è un succo di frutta, cioè è un succo di frutta, sì, è di questi della S Lunga, che comunque hanno lo zucchero, quindi è un succo di frutta, della linea S Lunga per i bambini. Li ho comprati sbagliando, pensando che fossero degli omogenizzati di pere, invece no. Però ce li ho e quindi ieri l'ha bevuto il suo primo succo, vabbè, l'ha bevuto. E quindi frutta, ho preso mele albicocca, mele mirtilli, come dico sempre, la Mellin ha un'ottima selezione, è molto varia, mela e ananas, frutta mista, pesca, mele pera, banana e kiwi. E mela normale. Poi della Coop ho preso quelli grandi, frutta mista. Ah, c'è anche la pera da sola della Mellin. Ho preso frutta mista, ho preso banana, ho preso prugna e mela e la pera, quindi questi sono quelli da 125. Poi ho preso due merende, quindi pera e yogurt e il solito mela, banana e biscotto. E poi ho preso due di queste merende della Mellin e sono i budini praticamente, latte biscotto e latte vaniglia. Quindi questa è la scorta di omogenizzati che ho fatto. Poi ho preso anche li ho visti, così li ho presi per sfizio, così devo sostituire alcuni giochini del bagnetto, perché lo sapete, questi che spruzzano acqua hanno la caratteristica di imbarcare acqua e per quanto si lavino, si cerchino di tenere più vuoti possibile. Si crea la muffa dopo un tot di mesi, per cui ho preso questi che sono della Neo Baby, che è una marca che è la marca dei ciucci che prende Leonora, gli unici ciucci che abbia mai, l'unico ciuccio che abbia mai preso, Dio li benedica. Poi ho fatto un po' una fesseria perché ho messo nel carrello dei croissant, tra l'altro, perché ce n'è uno soltanto? Ah no, sono due. Ho messo. Allora, la Coop aveva tutta una serie di prodotti al 40%. Alcuni, siccome ho iniziato a riempire il carrello sabato, o venerdì o sabato, venerdì. Ma sabato e la domenica non consegna. Quindi ho riempito il carrello, ovviamente nel fine settimana.
alcuni prodotti sono andati esauriti e quindi non ho potuto approfittare di tutti i 40% che avrei voluto utilizzare. Ho preso questi cornetti classici della Coop, solo che non mi sono resa conto perché poi ho trovato questi che erano in offerta, che sono quelli integrali della Bauli, ma mi sono scordata di levare quelli della Coop, quindi mi ritrovo due pacchi e due pacchi di ciascuno. Vabbè, non vanno sprecati. Poi c'erano in offerta anche questi, quindi ho preso i pane choc, che a me sinceramente non piacciono, i Kinder Brioche, che mi piacevano molto di più un tempo, ma li trovo veramente troppo dolci. Tra l'altro ho appena provato, un paio di settimane fa, ho preso la versione Brioche con l'albicocca. Pensavo fossero i vecchi Brioche all'albicocca, quelli con il pan di Spagna sabbioso, diciamo. E invece no, sono come i brioche al latte ma con albicocca, dolci che ne nessuno riesce a mangiarli. I Kinder Collection e più, che sono quella via di mezzo, ho visto che ci sono anche integrali ma non li ho mai provati, che sono quella via di mezzo, diciamo di merendina dolce ma non eccessiva, cioè non tanto quanto gli altri. Poi c'era la pasta, la Molisana in offerta, e sempre al 40%, e ho preso mezzi rigatoni, gli spaghetti, anzi lo spaghetto quadrato, le mezze penne rigate. Io odio la pasta liscia, proprio non mi piace la pasta liscia per niente. Il riso basmati, che se ne va molto velocemente in casa, il pan bauletto integrale del Mulino Bianco, l'olio extravergine della Coop, che cerco di usare per cucinare, perché ho quello buono, l'olio buono, proprio la lattina dell'olio buono della Puglia, ma quello cerco di utilizzarlo, essendo ovviamente limitato, cerco di utilizzarlo per le cose a crudo. Ho preso un po' di birra, mi sono data, visti i prezzi allucinanti, mi sono dato un po' alla birra in lattina, così. Poi ho preso, allora, questi biscotti io li ho scoperti da un mesetto e mi piacciono moltissimo. Non hanno niente di particolare, questo è il biscottone del Mulino Bianco, non hanno niente di particolare, ma io bevo il tè la mattina, quindi inzuppo i biscotti nel tè. Quelli troppo elaborati non mi dicono niente. Questi invece tirano fuori è questa pasta frolla che ha una sorta di aroma fruttato. Non capisco perché qui non c'è scritto. Cioè, parla di aromi in generale. Non c'è scritto, ma non lo so. Non gli avrei dato un soldo, invece sono buonissimi. Le spremute della Coop, che quelle 100% frutta non da concentrato, che mi piacciono un sacco, sono gli agrumi. E anche questo, che è relativamente nuovo, perché un tempo c'erano solo agrumi e mela, mentre invece adesso c'è anche quello tropicale. Un po' di tonno. Ah, ci sono anche le farfalle della Molisana. Della Molisana c'è anche la pasta integrale, che è buona, tranne le farfalle. Temo che anche queste non... La pasta integrale rimane sempre molto più duretta. Ma queste sono farfalle rigate. Ma rigata nel senso che hanno delle righe in rilievo che rendono la pasta ancora più dura da cuocere. Non tanto, non me ne sono accorta. Ketchup e maionese che sono finiti da un po', capita di utilizzarli quando magari ci facciamo l'hamburger in casa. E poi vabbè, carta igienica, carta casa, Scottex varie ed eventuali. E poi ho comprato qualcosa nel reparto del reparto cura della persona. Detersivi non ne dovevo acquistare. Allora, questa è la mousse per il lavaggio del viso, mousse detergente delicata, pelli sensibili, che sto utilizzando. L'ho ricomprata, mi piace moltissimo. Poi ho preso della linea Io Coop il detergente lenitivo intimo con estratto di malva. Per il bagnetto dei bimbi ho preso questo della Natura Verde, così, giusto perché quello della Crescendo Coop era esaurito. Ma ho preso il detergente delicato, che tra l'altro io vi dico, questo è ottimo, a parte che è ottimo per tutto e per tutti, bagnetto, detergente intimo, anche per me è ottimo, ma soprattutto
questo strucca, ecco, sappiatelo, questo strucca. Poi ho preso per la prima volta lo shampoo non lacrime, vediamo un po' come va per Tommaso, ma soprattutto per la prima volta davvero ho preso l'ultra dolce bambini. È uno shampoo 2 in 1, male che vada, ovviamente lo useremo noi, albicocche e fiori di cotone. Boh, non lo so, vediamo. E infine ho preso sempre della linea Io Cop, ho preso anche uno shampoo antiforfora che ogni tanto serve. Quindi questo era un giro di spesa. In frigo cosa ho preso? Ho preso le mozzarelle, ho preso i broccoli, perché la spesa poi di frutta e verdura e di carne dal macellaio l'abbiamo fatta sabato, quindi ce n'è ancora, per cui non avevo necessità di prendere queste cose. Cosa ho preso? Ho preso le mozzarelle, ho preso i broccoli, ho preso delle piade, ho preso un pacco multiplo di yogurt che erano in offerta, quelli della Yomo. Io non amo Yomo particolarmente, ma vabbè, perché Eleonora ormai prende lo yogurt la mattina. Lei non beve latte, non ne vuole proprio sapere nella maniera più assoluta, per cui la mattina le do lo yogurt e le do i biscotti. E basta, mi pare di non aver preso nient'altro di particolare. E basta, uniremo questo pezzetto di video all'altro pezzetto di video e poi vediamo un po' più tardi che cosa aggiungere. Soprattutto bisogna capire se io riuscirò mai a trovare un'app per poter fare questo collage di video, se no probabilmente vedrete solo questo pezzo così un po' sconclusionato. Va bene, spero a più tardi. Stavo dando una sistemata qui. Ho cercato di sistemare tutte le varie merende e frutte. Queste sono le due parti riservate alle merende. Qua davanti c'è la pera, ma so che dietro ci sono tutte le merende. E qua c'è tutta frutta. Sono quattro file di omogenizzati. È parecchia roba. Qui giù ci sono le cose, i secondi. Di solito qua c'è tacchino e pollo, qua ci sono quelli di pesce, qua ci sono quelli di carne, qua c'è prosciutto e formaggini. Qua ci sono le varie paste, pastine, riso. Mi sto dando un pochino alla pasta un po' più grande, anche a quella normale, non solo quella baby, dipende da dove sono e che formati trovo. E poi qua su ci sono un po' di scorte e lassù ci sono lasagne e cannelloni della Hip, quelli pronti. Un applauso a questi biscotti della Crescendo Coop per chi ha dei problemi di intolleranza al latte e uova, perché sono appunto senza latte e senza uova, sono buoni, dai, non sono male per avere quelle caratteristiche. Qua ci sono altre pennette, qua su c'è vabbè, del latte in polvere che proprio no, non c'è verso in nessun modo, del brodo granulare di verdure che non mi è capitato forse una volta di utilizzare, però è capitato di averne bisogno due volte per Eleonora, per Tommaso forse qualche volta in più, insomma è sempre bene averlo. E poi ci sono un po' di scorte di creme varie che non si utilizzano più, quindi non so bene che fine faranno. Diciamo che Eleonora si è praticamente impossessata di tutto un armadio qua. Tanta roba, non vedo l'ora sinceramente di smettere del tutto, anche se ci siamo parecchio vicini ormai, quindi probabilmente manterremo solo la frutta tra poco, ma ormai ci siamo, lo svezzamento è ormai finito. Arriverà il momento di andare a letto. No. Non so se avete sentito la voce della verità, ha detto di no. Siamo in cameretta dopo pranzo, è l'una e mezza. Loro hanno pranzato, io no, ma non ho neanche la voglia di pensare. La camera è diventata un campo di battaglia. Stiamo
Stiamo togliendo qualsiasi gioco, qualsiasi cosa. Ma sì, buttiamo tutto! Che ce ne importa? Vabbè. Ciao, sono Tommaso il pasticcione. È Tommaso il pasticcione. Che bello, oggi non averlo mandato a scuola. E niente, quindi noi stiamo giocando. Non so quanto altro durerà questo vlog, ma credo niente più perché ormai sarà diventato un video piuttosto pesante. Non da sopportare, cioè quello che decidete voi. Più che io spero almeno di mettere a letto Eleonora, perché prima è durata il tempo di fare il video sulla spesa, si è svegliata subito, quindi ha dormito, scusate, ha dormito una mezz'oretta. E quindi spero che adesso, insomma, si riesca quantomeno a metterla a dormire. Speranza che Tommaso dorma mille, perché lui non dorme. E basta. Va bene, tutto molto bello. Non credo che farò più questo errore di lasciarlo a casa. Anche se l'ho già fatto una volta, avevo detto che non l'avrei fatto mai più, ed eccolo qua. E niente, recidiva reiterata. Va bene. Buona giornata. Ci vediamo in questi giorni. Ciao. Non si spegne. Non si spegne.